Grazie a te e grazie soprattutto per l'invito, sono molto contenta di essere qui, di partecipare a questo dibattito. Dunque, sì, io credo che questo è esattamente quello di cui pensavo di parlare stasera, cioè mi ero proposta di fare una specie di contestualizzazione storica delle mobilitazioni ecologiste a partire, diciamo, dagli anni 70. Brevemente, però, per delineare il fatto che esistono diversi tipi di mobilitazione e di ambientalismo, perché questo è un punto molto importante dell'ecologia politica, quello di chiarire che quando si parla di ambientalismo non stiamo parlando di un soggetto unico e di un discorso unico, ma stiamo parlando di una serie di quantomeno diciamo, due grandi posizioni, ecco, possiamo distinguere dentro, diciamo, il discorso ambientalista. La cosa cioè, e cioè ovviamente un ambientalismo, diciamo, che è tutto dentro il sistema capitalista e che punta alla sua riforma in senso verde, no? Quello di creare un capitalismo verde, e c'è invece un discorso ecologista che in realtà è antisistemico e poi questo antisistemico si declina in varie forme. Diciamo che la cosa interessante dal mio punto di vista è il fatto che la crisi ecologica, la percezione sociale che esistesse una crisi ecologica planetaria non è nuova, viene dagli anni 70. Noi abbiamo celebrato la giornata della Terra nel 1970, che è stato un po' il primo momento in cui diciamo, questa nuova coscienza ecologica, che i problemi ambientali non erano solo problemi locali, ma che stavano assumendo una dimensione planetaria e che era diciamo, l'ecologia in quanto sistema mondo che era a rischio, questa è una percezione che viene appunto dagli anni 60 e 70. E in questa fase, questa, diciamo, mobilitazione, questa coscienza ecologica si presenta come critica radicale al modo di vita occidentale. Ecco, questa è la cosa interessante, secondo me. È un momento in cui la crisi ecologica e appunto l'ambientalismo nasce in concomitanza con il movimento studentesco, il movimento femminista, movimenti di forte e radicale contestazione e critica del modo di vita occidentale e quindi implicitamente anche del capitalismo, ma non solo, cioè del capitalismo inteso come un sistema complessivo di cui fanno parte tutta una serie di forme di oppressione sociale, per esempio il sessismo, il patriarcato, il razzismo, il colonialismo, il neocolonialismo. Quindi c'è negli anni 60 già come dire, una percezione del fatto che la degradazione dei sistemi terrestri abbia a che fare con non soltanto il capitalismo in senso generico, ma con tutta questa serie di forme di oppressione legate le une alle altre. E non soltanto oppressione sociale, ma anche qui comincia a entrare il discorso dello specismo, cioè della supremazia umana rispetto alle altre specie che popolano il pianeta. Però questa, diciamo, questa forma di ecologismo non è l'unica, perché già a partire dagli anni 70 si manifesta, quindi nello stesso periodo, si manifesta un secondo filone, un altro discorso, che è il discorso neomalthusiano, è il discorso dei limiti alla crescita, è il discorso che viene popolarizzato dal Club di Roma, dalla pubblicazione di questo rapporto, diciamo, del Club di Roma del 1972, mal tradotto in italiano come I limiti dello sviluppo, in realtà il titolo è I limiti alla crescita. E qui questo è un discorso ecologista di tipo tecnico, scientifico, in cui un gruppo di scienziati di varia provenienza ragionano sulla demografia, sulla popolazione, sui consumi, sulle tecnologie, sulle energie, sulle forme di energia e prevedono che, soprattutto a partire poi, diciamo, dal
dal discorso sui combustibili fossili, quindi è qualcosa che ci riguarda, riguarda molto da vicino poi la crisi climatica. Prevedono che ci sarebbe stato un momento, sarebbe venuto presto nel giro di pochi decenni, un momento in cui le risorse della terra si sarebbero esaurite, a partire dalle risorse petrolifiche, a partire dalle risorse energetiche. E questo discorso appunto viene considerato quindi neomalthusiano per questo, cioè perché il problema diventa come gestire, quindi è un tipo di ambientalismo molto tecnico e manageriale, cioè il problema è un problema, la crisi ecologica è un problema del capitalismo che il capitalismo deve risolvere per potersi per poter continuare, per potersi riprodurre, e deve risolvere in maniera tecnica, gestendo il problema della scarsità. La scarsità delle risorse, e quindi gestito, diciamo, attraverso lo sviluppo tecnologico da una parte, quindi lo sviluppo di tecnologie a bassa intensità di uso delle risorse, e dall'altro con lo sviluppo di una forma di governo delle risorse, governo della popolazione che è volta soprattutto a contenere l'aumento demografico. Quindi, quindi questo discorso va associato con il discorso sulla famosa tragedia dei beni comuni, che è l'altro grande tema che viene proposto in quegli anni, appunto dentro questa ottica manageriale, con l'idea che la terra, la natura è una risorsa che lasciata in proprietà comune, no? Diciamo, come dire, lasciata alla comunità degli abitanti del pianeta, si degraderà come si sta già degradando, e quindi il problema è invece porla sotto il controllo, forte controllo centralizzato, pubblico o controllo privato, ma comunque sottrarre le risorse alle popolazioni. E quindi diciamo, questo è un discorso fortemente tecnocratico che diciamo, va d'accordo con l'impostazione neomalthusiana. Ora, queste due anime che io ho delineato adesso brevemente, che partono negli anni 60, in realtà noi ce le ritroviamo da allora entrambe dentro il movimento ecologista e dentro le mobilitazioni, e una delle due diciamo, si sviluppa nel senso appunto di produrre poi la giustizia ambientale. La giustizia ambientale è una, diciamo, un modo di concepire i problemi ecologici che parte più o meno dagli anni 80, dagli anni 80 del secolo scorso, e che da allora si è rafforzato, è diventato da, diciamo, un movimento del sud degli Stati Uniti che denunciava le disuguaglianze ambientali e il fatto che le popolazioni afroamericane e latine pagassero un costo spropositato per i problemi dell'inquinamento e fossero colpite in maniera sproporzionata rispetto alle altre popolazioni, o anzi addirittura che fossero prese di mira le loro comunità, i loro territori, per scaricare i costi ambientali dello sviluppo industriale capitalistico. Questa percezione che il problema ecologico, il degrado ecologico ha a che fare con le disuguaglianze, no? Sono le disuguaglianze razziali, di classe, ma anche di genere, anche di generazionali, perché c'era anche un problema che le nuove generazioni, i bambini o le generazioni anziane erano anche le più colpite dai costi umani, costi sulla salute, dell'inquinamento, no? Quindi il fatto che la crisi ecologica abbia a che fare fortemente con le disuguaglianze prodotte dal sistema capitalista, dal modello dominante. Questa percezione da un discorso che ha a che fare soprattutto con gli Stati Uniti e le politiche ambientali degli Stati Uniti è diventata oggi un discorso molto più globalizzato. Oggi noi abbiamo, è stato assunto questa categoria da movimenti in tutto il mondo, e ne potete avere una percezione molto chiara guardando un atlante dell'ingiustizia ambientale che è stato costruito dopo anni, con anni di lavoro, e che è ancora in costruzione e che trovate online. Si chiama l'Environmental Justice Atlas, dove trovate censite tutta una serie di situazioni di conflitto ambientale, di mobilitazioni, di territori e di movimenti che a partire dal basso denunciano la
diciamo, il degrado dei loro territori, il degrado della salute delle persone soprattutto, ma anche della salute degli ecosistemi e quindi il degrado delle risorse da cui molto spesso le popolazioni poi dipendono, denuncia tutto questo non come riferito a un problema di cattiva gestione delle risorse a livello, diciamo, tecnico, ma come un problema di ingiustizia sociale, di disuguaglianza prodotta dal sistema. Quindi questo ha cambiato completamente il modo di intendere l'ecologia, che cos'è l'ecologia e che cosa sono le mobilitazioni. E questo, diciamo, poi si è trasposto anche sul piano, è stato trasposto sul piano anche del clima, perché nel momento in cui è diventato evidente che siamo, è scientificamente provato, fuori ogni dubbio, che siamo nel mezzo di una crisi climatica planetaria, è diventato lì anche abbastanza chiaro, evidente, come questa crisi planetaria abbia a che fare con la disuguaglianza, abbia a che fare per esempio con il debito climatico che i paesi ricchi, i paesi occidentali, i paesi industrializzati hanno contratto con tutte le ex colonie e con il resto del mondo in generale. Perché? Perché la crisi climatica prodotta dall'uso indiscriminato, eccessivo di risorse e soprattutto di combustibili fossili ha prodotto cambiamenti climatici che adesso si ripercuotono in maniera sproporzionata proprio su quei territori che meno hanno contribuito a creare il cambiamento climatico, che meno hanno, come dire, sono responsabili. Quindi c'è un problema di ingiustizia proprio, diciamo, a livello planetario, di costruzione, di produzione, di disuguaglianza a livello geografico tra centri e periferie del sistema capitalistico mondiale. Quindi questo, diciamo, è un aspetto molto chiaro di come la crisi climatica sia una crisi di ingiustizia, di disuguaglianza climatica. Bene, tutto questo venendo all'oggi. Oggi esiste un movimento per la giustizia climatica che si è fatto sentire ormai da quantomeno dai primi anni 2010 e dal vertice di Rio del 2012, il secondo vertice delle Nazioni Unite sulla Terra, cosiddetto Rio più 20, dove i movimenti per la giustizia climatica si sono articolati e coordinati, i movimenti più vari delle più varie, diciamo, regioni del pianeta, includendo movimenti indigeni, movimenti campesini, movimenti femministi, ecofemministi e tutta una serie di movimenti alter globalisti. Si sono coordinati e hanno prodotto un controdocumento rispetto al documento ufficiale delle Nazioni Unite che si chiamava Il futuro che vogliamo e che proponeva nella linea appunto della crisi ecologica in quanto problema tecnico manageriale, propone appunto l'indirizzo dello sviluppo sostenibile, della crescita verde, di una regolazione, diciamo, di mercato e tecnologica spinta in modo da trasformare la crisi ecologica in una ulteriore occasione di accumulazione di sviluppo capitalistico. Rispetto a questa che è a tutt'oggi la risposta egemonica e dominante sul cosa dobbiamo fare e come dobbiamo rispondere alla crisi, che possiamo chiamare anche della modernizzazione ecologica, rispetto a questo i movimenti che non erano inclusi e non erano invitati al summit delle Nazioni Unite, ma riunendosi per conto loro hanno prodotto un documento alternativo che si chiama Un altro futuro è possibile, dove si articolano tutta una serie di proposte, ma la linea conduttrice fondamentale è questa, cioè la crisi ecologica planetaria ha a che fare con le disuguaglianze, quindi il nostro problema non è la tecnologia in quanto tale, non sono le energie pulite, non sono, tutto questo viene di conseguenza rispetto ad un cambiamento fondamentale che va perseguito politicamente e che è la lotta per l'uguaglianza, per la giustizia. Laddove ci sono uguaglianza e riconoscimento della diversità, non ci può essere crisi ecologica, perché la crisi ecologica nasce dallo scaricare i costi ambientali su corpi e territori che vengono considerati di minor valore. Ecco, questo allo stato attuale è la mia lettura.